La Montagna Magica è un progetto video installativo, diciamo, sviluppato nell'arco di 4 anni, legato a questo luogo molto particolare che è una cava d'amianto dismessa in stadio di bonifica ormai da 30 anni, dismessa con le leggi dell'abrogazione dell'amianto, quindi nel 91. Ed è un luogo che si trova, diciamo, in un momento cruciale della sua esistenza, in quanto dopo 30 anni passa di bonifica, in un qualche modo i segni di quella che era stata l'intensa attività industriale stanno scomparendo, esattamente come stanno scomparendo, diciamo, le persone che attivamente hanno lavorato in questo luogo. E quindi se da un lato ricrescono i boschi, dall'altro la memoria diretta di questo luogo, di chi abita ancora intorno a questa cava d'amianto, sta scomparendo. Quindi il progetto è legato proprio a questo momento di transizione e al racconto a più strati della memoria del luogo, geografica, vegetale, onirica degli abitanti. Ma intanto innanzitutto si presenta con un'installazione a 4 canali che sono 4 loop, che sono di durate diverse, quindi quello a cui un fruitore assiste è una correlazione di immagini che cambia continuamente, proprio perché quello, che è raccontato qui è un ecosistema estremamente complesso e stratificato, che non permette una chiara lettura univoca. Da un lato si vedono alcune immagini, diciamo, di questa cava, dell'area a gradoni dove effettivamente avveniva lo scavo e dove è un vuoto, perché in realtà, in corrispondenza di quello che è il lago che c'è ora, c'era la vetta di una montagna che non esiste più, perché è stata proprio interamente scavata in 70 anni di attività mineraria. Quindi da un lato si vede, questo paesaggio ancora brullo in alcuni punti, in altri si vedono i lavori di messa in manutenzione, di bonifica, per cui di consolidamento del terreno, quindi boschi, vegetazione spontanea e non spontanea. Si vede, perché è un lavoro fortemente materico, che cos'è effettivamente l'amianto, quindi si parte da alcune rocce che poi abbiamo gradualmente scomposto nei laboratori dell'Università di Torino per far vedere appunto come si arriva allo studio di questo materiale che è fortemente tossico, e si è avviata con loro una collaborazione proprio perché all'interno di questa cava è stato scoperto questo lichene, che è uno dei pochi organismi a cavallo, diciamo, tra roccia e esseri viventi. I licheni sono l'anello di congiunzione che è in grado di metabolizzare l'amianto, quindi di non subirlo. D'altro canto ci sono questi racconti che sembrano interviste, ma non sono interviste, sono racconti scritti di alcuni degli abitanti dei paesi attorno, che nei mesi di preparazione del lavoro hanno raccolto, diciamo, con cui ho dialogato, insomma, hanno raccolto le loro memorie, i loro sogni notturni. E parte di questo vastissimo materiale è stato raccolto, condensato in 9 brevi racconti, che sono quindi veritieri rispetto a una verità che non è una verità chiaramente storica, ma una verità orale, e riperformati da alcuni di loro. Quindi, diciamo, nessuno di loro racconta il proprio vissuto, anche se può sembrare così. E su quello schermo, alle mie spalle, alla mia destra, si vede questa performance legata a un ipotetico rogo, chiamiamolo così, che ripercorre un pochino il simbolismo dell'amianto, che fino a tempi relativamente recenti è stato considerato un materiale portentoso e quindi magico in realtà, proprio per le sue possibilità ignifughe. Veniva tessuto per avvolgere le reliquie dei santi e in alcuni casi veniva utilizzato per convincere diciamo, le persone a scavare in queste miniere polverosissime, terribili, appunto facendo perno sul loro immaginario e su come in un qualche modo questo materiale proteggesse animali, a volte persone, avvolti in prossimità di un rogo, e quindi permettesse loro di sopravvivere nonostante il calore estremo, e questo ovviamente appariva agli occhi di tutti come una magia. Per cui, diciamo, questi sono alcuni degli elementi fondanti del lavoro.
Ho iniziato a lavorare alla Montagna Magica più o meno 4 anni fa, quando ho scoperto dell'esistenza di questa cava che si trova a mezz'oretta a nord di Torino, quindi in realtà è relativamente vicino, ma è relativamente sconosciuta. All'inizio appunto, sono entrata in contatto con questo lichenologo dell'Università di Torino con i testi di Primo Levi e Calvino. Entrambi erano stati alla cava in periodi diversi, ma quando era ancora in funzione. A un certo punto ho pensato che fosse importante proprio fare un lavoro con la comunità, perché quello che mi interessava era proprio il lascito di memoria per le generazioni future. Quindi ho iniziato regolarmente a recarmi in questi due paesini principalmente, Ballangiario e Corio, poi nei paesi circostanti sono paesini molto piccoli e ho iniziato, diciamo, a parlare con le persone a più riprese, cercando in un qualche modo di trovare alcune persone chiave, diciamo, per conoscere le altre. I rapporti si sono gradualmente costruiti, ci è voluto molto tempo, finché l'anno scorso mi sono pressoché stabilita a Corio, in casa di una persona di lì, e quotidianamente io, diciamo, per 3-4 giorni a settimana stavo lì, il resto del tempo io vivo a Milano, e, diciamo, contattavo alcune di queste persone, si allargava la cerchia di persone conosciute e mi facevo raccontare il loro vissuto, anche banalmente, quello che ricordavano di questo luogo, quello che avevano sentito dire a volte di questo luogo. E in alcuni casi cercavo di ritrovare materiali d'archivio, quindi per esempio fotografie, reperti video, e così sono venuti fuori quegli archivi che sono girati in 8 mm. Degli anni 50, perché appunto parlando una persona, Ivan Cavalli, ha ritrovato, diciamo, questi filmati che gentilmente mi ha permesso, insomma, di mostrare per la prima volta dopo 70 anni ormai. Quello che ho capito che mi interessa è lavorare in situazioni molto piccole, contenute. E molto specifiche, dove in un qualche modo è accaduto qualcosa nel passato e passato del tempo. Questo rapporto col tempo è proprio una cosa, con la memoria, il tempo e, diciamo, la storia, non quella ufficiale, ma tutte le storie sottostanti, è proprio una costanza. E mi interessa farlo in luoghi abbastanza circoscritti, proprio perché penso dallo specifico si riesca, in un qualche modo forse, rimanendo molto specifici, con più facilità ad arrivare a ragionare, diciamo, su questioni molto più ampie. Questa è una storia esemplare di quella che è stata l'attività industriale italiana. Diciamo, ci sono stati la miniera aperto negli anni 20, diciamo, del secolo scorso, è successo di tutto a livello economico, ci sono stati scioperi, ci sono state proteste, a un certo punto la questione dell'amianto esplosa, la miniera ha chiuso, molta gente ha perso lavoro. È una storia abbastanza emblematica di tante altre storie, eppure è una storia molto specifica. E diciamo che questo legame tra un piccolo nucleo di persone e la macro storia per me era molto, molto importante. Quindi da qui è iniziata, diciamo, un'idea molto forte di farci un lavoro. Ho sempre vissuto il fatto di riprendere, di filmare in una maniera arcaica nel fatto dell'impossessarsi di qualcosa di altrui, anche con le migliori intenzioni possibili. Quindi per me è fondamentale non filmare mai, a meno che non si sia creato, se si tratta di filmare persone, un rapporto di collaborazione molto concreto, per cui le persone sono fortemente a conoscenza di quello che viene fatto. Per cui lo stare nei luoghi, il creare dei legami che in alcuni casi poi diventano amicizie anche di lunga data è cruciale proprio in quello che è un rapporto di fiducia. Perché in un qualche modo quello che consciamente e inconsciamente è successo anche qui è che mi venivano confidati, diciamo, quelli che erano anche questioni tutto sommato molto intime per certi versi, e
questa cosa può avvenire solamente se si crea un rapporto di fiducia molto profondo. Quindi l'idea era appunto di trascorrere moltissimo tempo e far sì che nel momento in cui queste persone, per esempio, venivano filmate, si sentissero pienamente a loro agio nel fare qualcosa che esce dai loro parametri, perché nessuno di loro è un attore. L'altra questione è che in questo caso mi sono trovata a filmare in una cava d'amianto, è un sito soggetto a bonifica e questo richiede moltissimo tempo. Per riuscire ad avere, diciamo, la possibilità anche di concretamente filmare in un luogo del genere. Quindi, diciamo, sono state premesse proprio cruciali per il lavoro. Questo lavoro è stato filmato in 16 mm, perché questo è un lavoro innanzitutto materico. Nonostante abbia una forma video, mi premeva che avesse una restituzione in cui si sente il più possibile la materia. Noi parliamo di amianto, che è qualcosa con cui è qualcosa di impalpabile, ma di molto concreto. Ci troviamo in una cava, c'è un minerale che è visibile, e la pellicola in un qualche modo replicava questo senso di matericità, ma anche il lato onirico. Filmare in pellicola implica, diciamo, una questione fondamentale, che è quella dell'economia di ripresa, che è una pratica a me molto vicina, per cui io non filmo molto, anche quando filmo in digitale. Quindi, diciamo, non appena c'è stata la possibilità di filmare in pellicola, per me è stato cruciale farlo. È pellicola riversata su digitale. Anche perché questo lavoro, che è un lavoro installativo, vuole in ogni modo dialogare il più possibile con lo spazio in cui si viene a trovare, per cui è stato esposto alla Talbot Rise Gallery, in una mostra The Recent curata da Tessa Giblin, in cui l'installazione aveva formato di 4 monitor, 2 verticali, 2 orizzontali, uno a terra, altri sospesi. L'idea era di creare una sorta di capsula, in un qualche modo, che inglobasse il più possibile il fruitore. Qui alla Strozzina lo spazio lo chiama, diciamo, ci troviamo in un sottoterra che penso sia un elemento molto forte rispetto al lavoro installato, e l'idea era proprio di riuscire ad avere queste grandi proiezioni. Per cui fosse possibile un circolare all'interno di questo spazio da parte di chi entrava, per ricreare il più possibile la sensazione di entrare nel luogo specifico, pur non essendo lì, e di perdersi. E questo senso di smarrimento, in un qualche modo, è costruito proprio attraverso questi loop che non collimano mai, sono slegati tra loro, per cui a un certo punto quello che succede è che si crea un'associazione di idee, di pensieri, di immagini, che varia di continuo.